quelli che rimangono sono i tuoi obiettivi e stai tranquillo che non genereranno, stai tranquillo, non ti daranno ansia. Tanto sta parte la tolgo, mi piace. Perché spesso quando ti fissi un obiettivo, ti capita che questo obiettivo genera ansia. Allora ho creato questo piccolo strumento che può aiutare a generare obiettivi senza generare ansia. All'inizio cosa fai? Ti dici l'obiettivo. Poi cosa succede? Cominci a chiederti posso o non posso raggiungerlo. Se nella tua testa arriva il no, non puoi raggiungerlo, sale l'ansia e non ti dici più l'obiettivo. Ma se non hai un obiettivo, non puoi performare al meglio. Quindi segui questi tre passi semplicissimi che da fare in 3 minuti. Minuto 1, timer, metti proprio un minuto e pensi a tutto quello che hai paura che succeda in questa stagione. Scrivi. Minuto 2, di nuovo il timer, un altro minuto. Pensi e scrivi tutto quello che puoi raggiungere quando stai al meglio, quando performi al meglio, e scrivi tutte le cose che puoi raggiungere. L'ultimo minuto li rileggi e mentre li rileggi cancelli queste cose, le cose che ti urtano o che ti fanno male solo a pensarci, le cose che non dipendono da te, le cose più catastrofiche che hai scritto, le cose che oggettivamente non puoi raggiungere e le cose che hai detto in negativo, ne so, non perdere, ok? Le cancelli tutte. Quelle che rimangono sono i tuoi obiettivi. Stai tranquillo, non ti daranno ansia.